Buongiorno innanzitutto, cari colleghi, siamo qui per all'inizio dell'anno, stiamo programmando vari corsi, questo è il primo perché ci aspetta un anno particolarmente impegnativo sulla quanto riguarda la formazione della nostra professione, proprio per alzare il nostro livello, per essere anche competitivi sia professionalmente e sia in altri campi proprio con questi corsi. I corsi che stiamo facendo oggi iniziamo con questa delle successioni, abbiamo la presenza di un legale, l'avvocato Marino Sarno, che ci spiegherà un po' la parte legale delle successioni e le varie problematiche. Abbiamo Sergio Schettino per quanto riguarda Blumatica, e quindi tra di loro si coordinano e vediamo le varie problematiche della successione. I corsi che stiamo programmando, c'è questo qua appunto oggi, poi c'è il 21 febbraio che credo che è un buon corso, tra l'altro è anche una visita presso lo stabilimento Schuker di Avellino, la nota azienda campana per quanto riguarda gli infissi, proprio per sul risparmio energetico. Ci sarà la visita guidata e poi ci sarà la discussione e le varie tematiche. Vi prego insomma di affrettarvi a prelare perché sono a posti limitati, e questo qua si avrà il 21 febbraio. Abbiamo in corso anche con H, che faremo a marzo, credo, per quanto riguarda la prevenzione incendi, sia a livello di programmi che per la normativa. Di nuovo a maggio, aprile, credo, per i droni. Maggio, o se non proprio aprile, anche di nuovo con Blumatica per quanto riguarda le stime, coperture soprattutto stiamo vedendo sulle facciate, insomma abbiamo una serie di eventi che non fanno altro che far alzare, come dire, la nostra asticella e renderci professionalmente preparati e competenti sul mercato. Ora passo la parola a Sergio Schettini, che dopo vi spiegherà un po' la programmazione della giornata. Grazie per adesso. Allora, buongiorno, grazie di essere venuti così numerosi. Di tanto in tanto ci vediamo. Mi pare che l'ultima volta ci siamo visti proprio per un seminario sulla dichiarazione di successione telematica. Anche oggi affronteremo questo argomento perché purtroppo, per fortuna, questa materia è spessissimo oggetto di aggiornamenti. Ci sono state delle importanti modifiche il 21 ottobre 2019 che sono state rese attive poi il 21 dicembre, due mesi dopo, e quindi vedremo in dettaglio che cosa è cambiato. Noi che siamo tutti quanti dei tecnici abilitati all'invio telematico della dichiarazione di successione, vedremo anche queste novità. Poi questa materia che comprende un po' tanti settori, la parte giuridica, e non a caso oggi c'è un avvocato qui che ci spiegherà una parte di questa enormità di norme che regolano la successione, specificamente ci parlerà della eventuale lesione di legittima, un argomento molto interessante. E poi dopo mi ripasserà la parola a me, vedremo un po' una serie di slide per commentare questi aggiornamenti fiscali, perché noi ci occupiamo della parte fiscale della successione, non della parte giuridica. Siamo sempre più dei consulenti fiscali dei nostri clienti e noi sviluppiamo un'applicazione che ci consente di redigere dichiarazioni di successioni vecchio modello 4, perché quello non è scomparso, rimane sempre. La particolarità della successione, della dichiarazione collegata, è sempre questa, che in base al periodo di apertura della dichiarazione noi dobbiamo risalire alle norme vigenti a quell'epoca e quelle dobbiamo applicare. Quindi è un discorso molto vasto e oggi per forza lo dobbiamo fare con un'applicazione, pure perché il file per l'invio telematico è un file XML che dobbiamo inviare telematicamente. Vedremo anche questa parte, anche se penso che oggi tutti voi ormai avete risolto i problemi del desktop telematico, l'installazione, l'incompatibilità col doc e quant'altro, ma noi proprio a questo proposito abbiamo preparato tre guide che potete scaricare dal nostro sito liberamente
tre guide che vi spiegano tutto, dall'installazione del desktop telematico alla richiesta dei codici per l'abilitazione, all'invio di queste dichiarazioni, lo scarico delle ricevute e il prelievo dei documenti, come si fa, è spiegato tutto passo passo. In più, oggi vi presento questo libro che sarà fresco di stampa i primi di febbraio. Mi avrebbe fatto piacere portarlo qui fisicamente, però purtroppo ve lo posso far vedere solo così. È un libro di 500 pagine circa che spiega, infatti si intitola La dichiarazione di successione da zero, perché spiega dall'inizio, dall'ABC, come dovete fare tutto, come trattare gli immobili di dichiarazione, visto che noi siamo i tecnici ideali per gestire queste dichiarazioni di successione, visto che in una dichiarazione di successione spesso c'è, anzi quasi sempre, qualche immobile, qualche diritto immobiliare che bisogna gestire. E lì dobbiamo cercare di fare la differenza. E quindi con l'applicazione e il libro, su cui poi stiamo organizzando anche un corso col Collegio dei Geometri di Avellino, faremo qualcosa di interessante. Il programma nostro costa 175 euro, il libro 35 euro. E libro, scusate, il libro che vi consiglio, perché veramente è fatto veramente bene bene, da qualsiasi propria spiegazione, libro visto, acquistato, ve lo garantisco, veramente è perfetto. Grazie per l'endorsement. Nel catalogo che avete ricevuto, il libro è uscito? Il libro è uscito, però sarà ce lo consegneranno i primi di febbraio. Quindi Luigi tu già l'hai letto? Sì, visto, perché sì. Lui l'ha visto nella versione digitale in occasione di Porte Aperte da noi, che abbiamo tenuto il mese scorso in Brumatica direttamente. Una cosa che vi volevo dire, poi passo la parola all'avvocato, è nel materiale informativo che vi abbiamo consegnato alla reception c'è una scheda di registrazione dove potete esprimere anche un parere, un giudizio su questo seminario di oggi. Se la compilate e poi alla fine me la consegnate, mi fate una cosa gratuita, anche perché ve la ritrovate poi nella vostra personale sezione che ognuno di voi ha sul nostro sito, nella sezione I miei eventi troverete anche questo evento. Potrete scaricare comunque un attestato di partecipazione e il materiale che vedete, le slide che oggi commenteremo insieme, perché i crediti questa volta li dà direttamente il prodotto. Io ho finito questa breve premessa, passo la parola un attimo solo che il presidente, che è impegnato a Napoli, vi vuole fare i saluti. Mettiamo viva voce, presidente. Ci siamo? Sì. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Si sente? Aspetta, vai, parla. Si sente? Ma il microfono non si sente. Il microfono sta giù. Sta giù nel telefono. Ha messo bene prima. Devi sentire, devi ascoltare. Non parlate, siete uguali. Parla, Tony. Si sente? Sì, si sente, va bene, non parla, che ti sento, però. Okay. Buongiorno a tutti. Grazie. Volevo fare questo saluto telefonico perché purtroppo sono impegnato a Napoli, ma per una cosa pura, per tutta, sono per la nostra categoria, ma per tutte le categorie. Professionale, perché oggi dovrebbe chiudere finalmente questa problematica delle semplificazioni delle autorizzazioni sismiche. Speriamo che sia l'ultima riunione da cui poi insomma dovrebbe uscire un elenco di opere che soggette al vecchio deposito e di altre opere invece che non prende rilevanza sismica e quindi hanno, come dire, un panoramico di quelle che si devono solo segnalare. Questo è questo, non so se si sente, mi sentite? Sì, sentono bene, veloce, rapido. Allora, velocemente, non so se è stato comunicato, insomma, che c'è in atto una serie di programmi, una conversazione molto fitta per quanto riguarda i seminari e i corsi, quindi nelle prossime settimane faremo tutti i mesi saremo impegnati e tutto oggi pomeriggio ho un incontro per fare un'altra visita in un'altra azienda molto nota dove appunto cercheremo di parlare un po' di prevenzione incendi, eccetera.
quindi credo che stiamo lavorando in questo senso per cercare. Dopodiché, quanto alla problematica complessa e ogni tanto derivata, volevo dire a tutti di segnalarci eventuali situazioni strane da parte delle commissioni fisiche e da parte anche dei genitori. Io sono stato lunedì a parlare con il dirigente della Giuria di Carolina di Ariano, con il quale ci siamo chiariti su alcuni aspetti, alcuni punti. Se riesco, inizio settimana farò un intervento a tutti i colleghi, cercheremo di metterlo anche sul sito in modo che sia fruibile a tutti. Però la raccomandazione è quella a tutti, se ci sono problematiche, segnalarmele immediatamente al collegio, a me, a consiglieri, perché altrimenti si cercano dei circuiti e non ci si capisce e alla fine ci rimettiamo sempre. Per cui questa è la preghiera che io volevo fare. Saluto tutti, in particolare l'avvocato Sanno, che è anche sindaco di Volturana. Ricambia. Spero, mi dispiace non essere lì per salutarlo, ma purtroppo è impegnato con me. Grazie a tutti, grazie anche a Brumati, a Schettino, che saluto molto lavorosamente. Spero di incontrarvi presto tutti quanti e per il proseguo di tutto. Buon lavoro, grazie a tutti. Buon lavoro, facciamo. Allora la parola all'avvocato Sa. Intanto buongiorno a tutti. Ringrazio il presidente del collegio del distribuito di San Quattro Giorni di Corso, sono onorato. Grazie. Appunto mi ha chiamato per parlare di questa questione, cioè la lesione della legge, no? È una. Sentite? La lesione della legittima, che è una questione molto attuale, che diciamo ha molto attinenza con una questione anche tecnica. La lesione della legittima, diciamo dei legittimati, il codice ne tratta dall'articolo 536 e seguenti. In realtà alcune persone con l'apertura della successione, per alcune persone la legge riserva una quota dell'eredità, la cosiddetta indisponibile. Certamente questa quota varia a secondo dei chiamati all'eredità. Per esempio, volendo fare alcuni esempi, se il chiamato all'eredità è solo il coniuge, ovviamente la quota indisponibile che riserva la legge al coniuge è del 50%, quindi significa che la disponibile, per cui si può fare quel che si vuole, sia attraverso le donazioni legali oppure nel testamento, equivale all'atto rimanente 50%. Se invece il coniuge concorre con un figlio, la quota disponibile riservata al coniuge di un terzo, al figlio con il figlio di un terzo, quindi la disponibile è il restante terzo. Viceversa, se il coniuge concorre con più figli, allora la quota della disponibile nel codice è un quarto, mentre per gli altri figli è riservato in due terzi, ovviamente divisi in parti uguali, quindi possono essere 2, 3, 4 o 5 figli, si riserveranno i due terzi. Nel caso in cui non ci fossero figli, allora entrano in gioco anche gli ascendenti, i quali vanno a dividersi la disponibile con il coniuge. In questo caso, appunto, all'ascendente l'ascendente, parliamo di genitori del decurso, è riservato un quarto, mentre al coniuge il 50%. Come si calcola la quota della disponibile? Qua forse si entra appunto più in gioco la parte tecnica. La quota della disponibile si calcola facendo un'operazione fittizia, che è il calcolo della massa ereditaria. Però quando diciamo massa ereditaria, perciò si parla di operazione fittizia, va calcolata nella relazione che di solito gli avvocati, a titolo tecnici,
anche i legati e le donazioni fatte in vita dal Decumius. Quindi tutto i beni che attualmente il Decumius, quindi vanno nel testamento oppure nella soluzione è intestato, o cui si aggiungono i legati, il valore dei legati e delle donazioni che il Decumius aveva fatto. A questo va sottratto i debiti che arriva il Decumius e da qua esce la quota ideale. Vale un esempio: se lascia il Decumius un mobile che vale 100.000 euro e una liquidità per 20.000 euro, quindi, e non ha fatto in vita donazioni, la massa e non ha debiti, la massa ereditaria su cui si va a calcolare la quota legittima, quindi la quota indisponibile, diciamo, è praticamente di 120. Nel caso in cui il Decumius lasci un coniuge e un figlio, ovviamente un terzo, quindi 30.000 euro va alla moglie, un terzo ai figli, no, non è 30.000 euro, un terzo di no, 40.000 e 40.000 euro si può, ne poteva disporre liberamente durante il testamento, oppure attraverso una donazione oppure un legato. Nel momento in cui viene resa, nel senso in questo caso al figlio viene lasciato e non lasciato una quota di 20.000 euro, si ha la lesione di questa quota per altrettanto di 20.000 euro, perché al figlio doveva essere lasciato un terzo pari a una quota di 40.000 euro. Che succede? Succede che appunto il legittimario a cui è stato reso la quota indisponibile può esercitare un'azione, l'azione che si chiama azione di riduzione. L'azione di riduzione può riguardare una disposizione testamentaria che ha reso in parte, come ad esempio che abbiamo fatto, è stato chiamato quale erede nel testamento, però invece a fronte di una quota di 40.000 euro gli è stata assegnata una quota di 20.000, quindi ha una lesione parziale. In questo caso appunto l'azione di riduzione va non ad annullare l'eventuale divisione, quindi lo scioglimento della comunione, ma soltanto a ridurre, poi vedremo come, le altre quote. Nel caso invece in cui, in questo caso si parla di legittimario leso, nel caso in cui nel testamento il Decumius non l'ha proprio menzionato, non ha acquistato qualità di erede, allora con l'azione di riduzione si va a dichiarare nulla lo scioglimento della comunione, quindi la nullità assoluta, perché anche in un'eventuale divisione fatta in vita da parte del Decumius, dove scioglie la comunione perché assegna i suoi beni, devono essere presenti per forza per legge tutti i legittimati, sarebbero quelle a cui la legge riserva una quota indisponibile, il coniuge di figli, come abbiamo detto innanzi, oppure in mancanza di figli, gli ascendenti sarebbero i genitori. Detto questo, si va in tribunale e ovviamente è importante il ruolo dei tecnici. Perché? Per andare in tribunale ci vuole la qualità d'erede, appunto, e soprattutto si deve fare il calcolo della massa ereditaria, quella che abbiamo dichiarato fittizia, perché si devono calcolare, come abbiamo detto prima, anche eventuali legati o donazioni fatte dal Decumius quando era in vita, meno i debiti. Dopodiché, una volta calcolata la massa ereditaria, da qua si va a estrapolare qual era la quota di chi agisce, del legittimario leso, e a quando ammontava la lesione, perché questo è un compito che, appunto, più che l'avvocato, l'avvocato lo lascia ai tecnici, in base alla relazione tecnica fatta appunto dal professionista, e appunto diciamo formula la domanda al giudice e calcola in base alla lesione. Una volta
avuto ragione dal tribunale, basta appunto a, diciamo, ricostruire la quota indisponibile di chi ha vinto la causa. In questo caso, se la riduzione riguarda una disposizione testamentaria, le quote vengono ridotte, le quote degli altri restano in più in modo proporzionale. Se invece riguarda un legato o una donazione, si va prima a ridurre la donazione o il legato ultimo, il più recente, dopodiché si passa man mano, in quanto viene integrata la quota indisponibile, a quelli più vecchi. Quindi la donazione si aggredisce all'ultima donazione, dopodiché si risale a quella più vecchia, in quanto non viene integrata totalmente la quota. Un altro aspetto che possiamo affrontare riguardo soprattutto la questione tecnica, appunto, che può interessare, è quando la riduzione riguarda un legato che sia un immobile. Può succedere che dell'immobile si deve andare a recuperare secondo l'immobile quella quota, quella parte che manca di integrare la quota indisponibile di chi ha fatto causa. Allora, in questo caso, se l'immobile è comodamente divisibile, quella quota, mancano 20.000 euro per integrarsi, devono andare a riguardare un immobile. Sarà il tecnico, attraverso una relazione, che dirà se c'è un bene di quell'immobile che è divisibile facilmente e comodamente. Altrimenti, l'immobile che rimane indivisibile può essere risarcito in denaro. È sempre, quindi, scelta del legatario, può risarcire sempre il denaro se il valore della quota da recuperare non supera un quarto. In quel caso il legatario può scegliere, anche se è divisibile, dice vabbè, io comunque voglio risarcire in denaro e non con la restituzione di quella parte dell'immobile. Poi, di cosa possiamo parlare ancora per concludere questo argomento, che è molto specifico? Nel momento in cui c'è la restituzione, può capitare un esempio che io ho avuto in donazione un immobile o un bene mobile registrato durante la vita del decuso. Dopodiché, con la morte del decuso, attraverso l'azione di un altro coerente, la mia donazione ha leso la legittima un altro coerente. Però intanto, dalle morte del giudizio, che purtroppo, come sapete, durano tantissimo, io donatario, collegatario, ho alienato il bene. Ecco, chi una volta vinta l'azione di reintegrazione si può agire contro l'alienante, perché l'azione di reintegrazione ha efficacia retroattiva. Quindi non solo si può agire contro l'alienante, ma questo deve essere restituito libri dai poteri che tedesco, cioè non hanno valore, perché la nullità è assolutamente retroattiva. Di contro, invece, i frutti dell'immobile, come in questo esempio, vanno calcolati non dall'apertura della successione, ma dal momento in cui è stata formulata l'azione di reintegrazione, non l'azione di restituzione dal terzo, ma l'azione di integrazione formulata contro il coerente. Quindi, se 10 anni fa io ho vinto un'azione di reintegrazione, i frutti vanno calcolati non dall'apertura della successione, che magari è di 20 anni fa, ma da quando io ho formulato la domanda di reintegrazione. Più o meno l'argomento, mi sembra che abbiamo trattato un po' le situazioni, gli articoli più salienti di questa. Dei valori di questi immobili che vanno attualizzati al momento dell'apertura della successione, sì. Non di quando sono stati donati, magari 20 anni prima. No, vanno al momento dell'apertura, l'immobile va sempre valutato al momento dell'apertura della successione, né quando
si va alla fotografia, fotografate l'immobile al momento in cui, con la lettura che, come dice l'articolo 436, si ha con la morte della persona e si apre nel luogo dove è morto la persona. Allora, questo più o meno sono gli aspetti più salienti e più tecnici della... Ho visto qualche domanda. Quindi... Caso in cui c'è la dispensa della donazione, della donazione. La dispensa appunto della donazione è un caso particolare in cui appunto nella donazione può essere formulato sia nell'atto di donazione che eventualmente richiamata nel testamento di dispensa. Allora in quel caso il bene non viene reso. Si prescrive l'azione di riduzione del tempo? Sì, si prescrive in 10 anni dall'apertura della successione. Se non c'è azione, chi viene prescritta ai termini di 10 anni? Dopo 10 anni, sì. Anche l'accettazione, no? Sì, della eredità si prescrive in 10 anni. La rinuncia. Sì, anche la rinuncia. Allora, se non ci sono domande, io per me è stato un piacere e un onore passare questi 10 minuti da voi, vi ringrazio ancora. E vado in tribunale, vi lascio al vostro ordine. Noi procediamo senza microfono perché mi sentono anche da laggiù. Le ore si sono fatte, le 10:15, bene, allora possiamo commentare insieme un po' questi aggiornamenti per quello che riguarda la dichiarazione telematica soprattutto, ma anche per la vecchia dichiarazione modello 4 che, come vi dicevo, è rimasta tutta. Allora, vedremo un po' di evoluzione storica perché quelle norme sono sempre vigenti nella successione. Gli obblighi dell'intermediario e la custodia del cartaceo, perché queste dichiarazioni che noi inviamo telematicamente, lo sapete già, le dobbiamo comunque stampare, far firmare ai nostri clienti e conservare per almeno 10 anni. No, no. 5 sono per i DOCFA, non per le dichiarazioni di successione. Modalità di autoliquidazione delle imposte, ma si calcolano allo stesso modo come avveniva prima. Sergio, scusami se mi interrompo. Sì. Una domanda che credo che possa essere anche di la successione, quella raga di arrivo dall'agenzia eventuale, la ricevuta, sì. Per quanto tempo resta negli archivi che tu vuoi avere? Sempre, finché non la scarichi rimane sempre là. E quando l'hai scaricata non puoi avere del banco, quella là non muore. Quanto tempo resta? Le ricevute, parliamo delle 5 ricevute, la prima, la seconda, la terza, la quarta e la quinta, quello finché non le scarichi restano là. E si scaricano con la funzione ricevute del desktop telematico. Invece l'attestazione di avvenuta presentazione, quella lì viene presa con un'altra funzione che è diversa, che si chiama preleva documenti. Pure quella, finché non la preleviamo, rimane là. Il discorso è che quella attestazione di avvenuta presentazione è valida solo una volta. Cioè, se noi abbiamo dei conti correnti da sbloccare, la richiediamo, la scarichiamo con preleva documenti ed è un PDF, anche se viaggia sempre in formato XML, alla fine otteniamo un PDF. Su questo PDF c'è un codice, si chiama grifo, che il direttore della banca o della posta può utilizzare connettendosi al sito dell'agenzia, lo inserisce e vede che quella documentazione è stata presentata effettivamente. Una volta utilizzato quel codice scade, non è più valido. Quindi se abbiamo già 2 conti correnti in 2 diverse banche ne dobbiamo richiedere 2. La prima la chiediamo così e preleviamo con questa funzione. Dalla seconda in poi le dobbiamo chiedere direttamente all'ufficio competente e le ritiriamo lì e paghiamo sempre questi circa 50 euro, quanto costa 48,12 questa attestazione. Perché non c'è più la copia conforme. Visto che noi inviamo un file digitale,
La copia conforme, come avveniva prima, che andavamo all'ufficio, consegnavamo, ci mettevano il timbro sul modello 4, quella era la nostra prova di aver presentato la dichiarazione. Invece oggi non è più così. Finché non la scarichi, resta là. Mi pare di aver letto, io sono in banca dati per 7 giorni. Ma sì, no? Se non la prelevi entro 7 giorni, poi non la puoi prelevare più. Il documento di attestazione, le ricevute restano finché sono 7 giorni, se non la scarica entro 7 giorni non... proprio perché quella c'ha una scadenza, ma ovviamente la posso, se non la richiedo proprio oppure la richiedo e poi non la prelevo, comunque posso tornare all'ufficio e richiederla quando poi mi servirà. Ovviamente paghiamo 2 volte per lo stesso documento. È un po', adesso è sempre un po' più complesso, però il meccanismo sta andando avanti bene. Pure con un cliente l'altro giorno abbiamo inviato una dichiarazione di successione telematica, gli ho dato io una mano, dopo un giorno già avevamo ottenuto la seconda ricevuta. Quindi il meccanismo, così come vi dissi l'anno scorso, si sta evolvendo positivamente. Eppure le volture che facciamo fare all'ufficio, prima potevano passare degli anni, adesso 15 giorni, un mese, è capitato che già sono state fatte. Ovviamente parliamo sempre di volture dove sono perfettamente allineati i dati, perché se ci sono dei problemi non ci provate proprio a farle fare all'ufficio, perché se non ci riusciamo noi a metterle a posto quelle cose, figuratevi loro. Il che è un po' assurdo, perché oggi l'Agenzia delle Entrate è anche Agenzia del Territorio, i dati loro ce li hanno, loro li gestiscono, però ci stanno questi tempi, sono ingiustificabili, ma è così. Le dichiarazioni sostitutive, oggi si può autocertificare tutto praticamente, l'attestazione di avvenuta presentazione l'abbiamo appena commentata, l'agevolazione prima casa, molto importante, sempre più richiesta, e i casi di decadenza sempre più numerosi, perché molta gente poi dimentica di trasferire la residenza o di altri requisiti che deve possedere. La data di presentazione, vediamo un po' qual è questa data di presentazione delle ricevute telematiche, e la voltura catastale, anche questa la possiamo fare telematica oppure farla noi vecchia maniera. Poi nella parte pratica vedremo proprio una redazione di una dichiarazione telematica, la faremo insieme, una anche col calcolo del ravvedimento operoso. Gestiremo le date in modo da far accadere questo controllo, e la riproduzione degli allegati, la voltura catastale ce la faremo noi, non la faremo fare all'ufficio, e poi faremo anche un invio, simuleremo un invio col desktop. Il quadro normativo a cui ci dobbiamo riferire è sempre questo. Come vedete qui alla fine abbiamo aggiunto tutte le date che riguardano la telematica, dal 23 gennaio 2017 l'istituzione della nuova dichiarazione telematica, poi ci sono stati gli aggiornamenti del settembre, del 15 marzo, del 24 maggio, del 21 ottobre, gli ultimi attivi dal 21 dicembre. Tutto parte nel 1862, quindi dall'anno successivo all'unificazione dell'Italia, che noi ci portiamo dietro questi tributi. Ogni anno, ogni 2 anni, ogni certo periodo c'è stato qualche aggiornamento. Il problema di questi aggiornamenti è che sono tutti quanti, queste norme che vedete nella slide sono una piccolissima parte delle norme che regolano la successione e l'aspetto fiscale della successione, per mancanza di spazio non sono state rappresentate tutte, ma sono tutte perfettamente vigenti. Quindi la particolarità, la difficoltà, se c'è qualche difficoltà nel redigere le successioni, è proprio questo, quando ci capitano, e capitano tutti i giorni, di dover mettere a posto delle pratiche vecchie. L'esempio che facciamo è sempre lo stesso. Viene un vostro cliente nell'ufficio oggi, dice: io devo vendere un appartamento, 20 anni prima è morto il padre, poi 10 anni dopo è morta la madre, e oggi lui deve vendere questo appartamento che ha ricevuto per successione. Non ha mai fatto le dichiarazioni. Vi ricordo che la dichiarazione è solo un adempimento fiscale che noi facciamo, il fatto giuridico nasce, muore e vive di per sé.
fatto che noi la presentiamo o meno la dichiarazione è solo un mero adempimento fiscale, non serve ad altro, non è perché io ho presentato la dichiarazione che ho ricevuto quell'immobile, no, l'immobile si riceve perché si è aperta una successione, è morto qualcuno e quel processo va avanti di per sé. Difatti la dichiarazione che noi presentiamo non vale nemmeno come accettazione, anche se viene trascritta nei registri immobiliari, poi per vendere un appartamento che viene dalla successione c'è bisogno comunque di accettarla questa eredità, prima di poter vendere qualcosa. Quindi vi dicevo, viene questo cliente nel vostro studio e vi chiede di mettere a posto le cose. L'unico modo operativo di risolvere sicuramente tutto questo ambaradam è fare una foto, ve lo diceva pure prima l'avvocato, si fa un'istantanea al momento dell'apertura della successione, cioè muore qualcuno, facciamo la foto. A quel momento chi erano gli eredi? In questo caso che stiamo commentando è morto il padre di questo signore 20 anni prima, bene, la madre, anche se oggi non c'è più, non conta niente, era vivente all'epoca, la dobbiamo mettere in dichiarazione. Abbiamo la madre e il figlio, facciamo le colture intestando il bene alla madre e al figlio secondo le quote che hanno ricevuto. Poi è morta la madre, un'altra fotografia, chi era l'erede a quel momento? Il figlio. Intestiamo tutto al figlio, facciamo le colture e in quel modo lui va dal notaio e va a vendere l'appartamento in maniera pulita. Diversamente, altri modi io non ne conosco. A volte mi chiamano dei clienti, come devo fare? Io vorrei con una dichiarazione mettere a posto 30 anni di storia, non è possibile. Bisogna fare le dichiarazioni alle loro rispettive scadenze, le colture e poi dopo ricostruire tutti i passaggi. Così si può operare bene. E quindi se ci capita una dichiarazione del 1974, ad esempio, da dover mettere a posto, dobbiamo sapere che in quell'epoca il coniuge superstite eventualmente presente non prendeva nemmeno la proprietà degli immobili, ma l'usufrutto. Se c'erano i figli andava tutto ai figli. Quindi in questa data, il 20 settembre 75, con la riforma del diritto di famiglia, cambiano proprio le modalità di assegnazione delle quote. Queste benedette quote che noi oggi dobbiamo fare per la dichiarazione telematica in maniera contestuale. Prima non ce ne occupavamo subito, prima potevamo benissimo compilare anche appena il modello 4, chi erano gli eredi, chi erano i beni, andavamo all'ufficio, consegnavamo con la delega e la copia dei documenti e il gioco era fatto. Poi delle quote ce ne occupavamo in voltura. Invece oggi noi bene per bene che inseriamo in queste dichiarazioni dobbiamo ricostruire già al momento la devoluzione, cioè chi sono gli eredi, quanto hanno ricevuto e quella quota che ricevono in matematica deve anche rappresentare un valore monetario. È vero che queste quote le fa anche il programma dell'agenzia nei casi semplici, però se già lavorate a una successione mista, ad esempio testamentaria e legittima insieme o testamentaria del tutto, quelle quote il programma non ve le fa più, ve le dovete fare voi. Quindi oggi, se siete d'accordo, 5 minuti su questo aspetto li perdiamo. L'INVIM nel 73. Che cos'era quest'INVIM? Allora, in questi periodi noi pagavamo già due volte l'imposta di successione sulle quote e sull'asse intero. Si pagava due volte l'imposta di successione, c'era, nei casi dove ricorreva, una terza imposta, questo incremento di valore degli immobili, che colpiva appunto l'imponibile per tre volte. Non è scomparsa nel 97, ma ce la siamo portati dietro fino al 2000, fino a luglio del 2000, si paga anche l'IVA. Quindi se vi capita una dichiarazione del 74, del 78, dell'80, come dicevamo prima, dovete calcolare anche questi imposti. Ve la calcola il programma, in realtà vi dice se è dovuto oppure no, però bisogna conoscere determinate cose. Pure dei valori che dobbiamo inserire, perché per quei beni possiamo inserire dei valori di ristrutturazione di spese incrementative che vanno in detrazione, quindi anche qui c'è tutto un mondo da conoscere. Poi nel luglio del 2000 cambiano un po' le cose. Le aliquote si pagano in maniera proporzionale sulle singole quote, compare la doppia imposizione, viene estesa l'agevolazione prima casa alla dichiarazione di successione,
non si dichiarano più i beni venduti negli ultimi 6 mesi di vita del decurso. Anche questo, facciamo un esempio: se prima uno aveva la sfortuna di morire 3 mesi prima di morire, vendeva un appartamento, gli eredi dovevano prendere quell'immobile, metterlo in dichiarazione, faceva imponibile, quindi ci pagavano anche le imposte sopra, senza in realtà ricevere niente, perché l'immobile era stato già venduto prima. Questo obbligo scompare il 1 luglio del 2000. Poi dal 2001 al 2006 c'è la soppressione dell'imposta di successione, ma ipotecare e catastale si sono sempre pagate e la dichiarazione l'abbiamo sempre presentata. Il periodo che Berlusconi ha dato la proprietà ai figli. Ma poi su questo vedremo un'agevolazione che è stupefacente, che è stata messa giù sempre nello stesso periodo, e quindi qui non paghiamo l'imposta di successione, ma appunto la gente diceva proprio questo: Berlusconi l'ha torta, si imposta, perché mi fai pagare? Perché quelle che si pagano sono imposte ipotecarie. Poi c'è la serie di aggiornamenti della telematica che ci vedremo insieme. E che cosa è cambiato poi rispetto a questi quadri? Allora, vediamoci le cose più importanti. La legge 128 del 2013, che ha portato a 200 euro i minimi di imposti ipotecari e catastali, prima erano 168 e 168. La finanziaria 2008 e 2007, appunto per quello che diceva il collega, rappresentano l'agevolazione fiscale più importante che possiamo gestire in una dichiarazione. Che cosa sto dicendo? Allora, anzi, facciamo prima a fare così. Questo è un articolo che trovate sui nostri blog. Noi sul blog Plumatica pubblichiamo continuamente degli articoli specifici proprio per chiarire in maniera molto pratica e operativa degli aspetti specifici della dichiarazione. Quale esempio è proprio questo? Trasferimento di azienda a imprenditore assegnato. Io ve la faccio breve perché non abbiamo tutto questo tempo. Ma questo esempio evidenzia come, ad esempio, per una successione di 10 milioni di euro, ad esempio, e al cui interno ci sono in questa azienda valori di immobili pari a 5 milioni di euro, chi la riceve, l'azienda, non paga niente, né di imposta di successione, né ipotecaria né catastale. È esente anche dal bollo. Sono i cosiddetti trasferimenti per patto di famiglia, di azienda. Chi la riceve lo può dichiarare nella dichiarazione telematica barrando alcune caselle. L'agevolazione è questa qui, col codice D. Vedete, è esente dal ipotecaria, catastale e successione. La può ricevere l'azienda anche il coniuge a partire dal 1 gennaio 2008, e così si gestisce nel nostro programma e ovviamente anche nella dichiarazione telematica. Questa è la casellina che poi viene barrata in caso qualcuno sceglie questa agevolazione. Vi ricordo, questi articoli li potete leggere tutti quanti sul sito del blog Brumatica. Poi queste norme hanno aggiornato proprio 3 articoli del testo unico, il famoso 346 del 90, che ancora oggi è la nostra Bibbia per fare queste cose. Una di queste norme ha aggiornato questi valori. Prima c'erano i vecchi 50 milioni, per cui se a ricevere erano una di queste categorie di successori, quindi ascendenti, coniugi o discendenti o una combinazione di questi, il valore trasferito non superava i 100.000 euro e non c'erano gli immobili nella dichiarazione, si poteva proprio omettere la presentazione. Però, per come stanno le cose oggi, diciamo che va in dichiarazione di successione indicato solo un conto corrente che trasferisce 90.000 euro a 2 figli. Potrebbero non presentare la dichiarazione, ma se andiamo poi in banco alla posta, quei soldi è un problema recuperare. Allora, in quel caso come si dovrebbe fare? Un atto notorio dal notaio, dal giudice, dal cancelliere, per poter sbloccare questi conti correnti. Questi atti costano circa 200 euro, quindi alla fine conviene comunque inviare la dichiarazione, prendere un'attestazione di avvenuta presentazione che costa 50 euro e andare in banca a sbloccare i conti. Praticamente
vi dico questo, poi ognuno fa a poco. Vediamo un po' questa dichiarazione telematica. Qui possiamo andare direttamente al periodo attuale. Allora, da questa data in poi, dal 1 gennaio 2019, e quindi ampiamente superato, noi siamo obbligati per tutti e due i modelli. Non è diventato obbligatorio solo quello telematico, anche il modello 4 è diventato obbligatorio dal 1 gennaio 2019. Uno per le dichiarazioni, per le successioni che si sono aperte prima del 3 ottobre 2006, uno per quelle successive. Quindi in qualsiasi momento, anche fra 10 anni, vi capita una successione del 2002, la dovete fare col modello 4, obbligatoriamente. Non possiamo più scegliere, prima c'è stato quell'anno di tempo che noi potevamo decidere se farla col vecchio modello o con quello. Quelle dichiarazioni che avete fatto nel frattempo, che potevate fare o col modello 4 o col telematico, se le avete fatte col modello 4, un'integrativa la dovete continuare a fare col modello 4. Se l'avete fatto col telematico, è obbligatorio proprio sempre il nuovo modello. Questi sono i fascicoli, le istruzioni, che sono molto interessanti. Io vi consiglio di scaricarli tutti quanti e di leggerli. Sono ricchi di esempi. L'ultimo aggiornamento è appunto il 21 ottobre 2004. Vediamo un po' il termine per la presentazione. Allora, noi, se si apre una successione oggi per presentare la dichiarazione, abbiamo un anno di tempo, chiaro? Con queste ricevute, qual è la data di presentazione? Prima la data di presentazione era quando andavamo all'ufficio, consegnavamo, ci mettevamo il timbro, se non venivamo riconvocati perché c'era qualcosa che non andava, quella era la data di presentazione. Oggi la data di presentazione è quella di emissione della seconda ricevuta, queste ricevute che abbiamo detto prima, che si scaricano col desktop telematico. Ma questa seconda ricevuta a volte arriva dopo 15 giorni, anche un mese, 3 giorni. Allora che cosa può succedere? Io ho una dichiarazione che si è aperta il marzo 2018, 30 marzo 2018. Ho tempo fino al 30 marzo 2019 per consegnare questa dichiarazione, per inoltrare anzi. Se viene il cliente, come accade spesso, il 29 marzo 2019 nel mio ufficio, dice io devo fare questa dichiarazione perché sta per scadere, voi la redigete immediatamente, la inviate, non è detto che siete nei termini, perché se quella seconda ricevuta vi arriva il 5, il 6, il 10 di aprile, voi vi prendete una sanzione del 30%. Allora in quei casi conviene, visto che noi questo dato lo inseriamo nella dichiarazione, mettere una data successiva di 10, 15, 20 giorni. Il programma automaticamente vi dirà che quella dichiarazione va inoltrata con una piccola aggiunta di ravvedimento operoso, pagate quei 5-10 euro e vi salvate in quel caso. È l'unico modo per poter operare. Chiaro? Ma per il proprietario c'è una sanzione? Arriva il dichiarante la sanzione? Sempre, e se ce la mettiamo... Allora, noi quello che abbiamo guardato, in effetti, quello che il giorno che noi lo inviamo, gli danno questo numero di protocollo, e quello poi resta, in effetti, se tutto procede regolare, che non, se non ci sono interventi da fare. Allora, il protocollo telematico che sta sulla prima ricevuta significa soltanto che loro hanno ricevuto il file, ma non è detto che va tutto bene. La data di presentazione, numero e volume stanno sulla seconda ricevuta. Sì, però in effetti quello che resta, tutto vi radisce, quello che resta. Allora noi, per poter sapere che abbiamo presentato la dichiarazione e conoscere la data, dobbiamo attendere la seconda ricevuta. Sì, attendi la seconda, ma quando li mettono sopra la data, li mettono quella della prima. No, la data è quella della seconda ricevuta. A volte capita che arrivano insieme, sono due fogli, uno dietro l'altro, allora sì. Ma io ho bisogno di numero, volume. No, a Avellino mi è capitato a me.
Sì, ma è capitato pure l'altro giorno. È lo stesso ricordo, ma sì, sì. Allora, la stessa data. Arrivano insieme a volte per chi è andato in porto anche il controllo. Ma capita che ti arriva la prima ricevuta e ti arriva la seconda dopo 5 giorni. È un po' variabile il discorso, perché poi non pensate che quelle noi le inoltriamo chissà dove vanno, vanno in determinati uffici dove lavorano delle persone, sì, sì, sì. Non è un sistema automatico, ok? Quindi se andate in porto subito il discorso, quella è la data perché le ho ricevute insieme, ma se c'è qualcosa che non va, oppure mi arriva una ricevuta addirittura di diniego, di scarto, dopo quella che comunque ha avuto la prima col protocollo, che faccio? Io è come se non avessi proprio inoltrato quella pratica. Quindi finché non abbiamo numero e volume che stanno sulla seconda ricevuta, noi è come se non l'avessimo ancora consegnata. Dobbiamo stare attenti proprio a queste date, a questi numeri. Allora, ci sono diversi casi invece dove noi possiamo recuperare un po' di tempo in più per l'inoltro di queste dichiarazioni. I casi sono tanti. Allora, l'abbiamo fatto prima l'esempio. Numero 1, il 10 marzo 2018, ho tempo fino al 10 marzo 2019 per inoltrare la pratica. Se uno degli eredi il 10 febbraio 2019 va in tribunale, fa la rinuncia, noi prendiamo questa rinuncia, la registriamo all'Agenzia delle Entrate e la dichiariamo in successione, i termini per quella pratica non sono più il 10 marzo 2019, ma ci ribaltiamo a quasi un anno dopo. La data della rinuncia fa ripartire l'anno di tempo, ok? Quindi recuperiamo un anno. Per la rinuncia abbiamo quindi la possibilità di recuperare un anno. Se invece incappiamo in un caso tipo il fallimento del debus, noi possiamo aspettare anche 10 anni per inoltrare la dichiarazione, perché poi la data di partenza è la chiusura del fallimento. Visto come vanno le cose in Italia, abbiamo a volte 10 anni. Ma questo è anche logico, se vogliamo, perché se io devo fare la dichiarazione, oggi devo fare anche le quote a chi accetta gli eredi, se per caso uno ha rinunciato e non ha diritto di rappresentazione, io devo dare quella quota che sarebbe spettata a lui e agli altri. Oppure il fallimento, devo sapere che cosa resta al debusto e che cosa non resta. E quindi abbiamo questi. Nei casi standard abbiamo quell'anno di tempo. Qui non possiamo mettere altre date. Per quello che riguarda il vecchio modello 4 sono rimaste queste opzioni: dichiarazione integrativa, sostitutiva, dichiarazione aggiuntiva. Se invece noi inoltriamo una pratica telematica, è sempre e solo sostitutiva, non abbiamo altre alternative. La possiamo inviare con 3 codici, codice 1, 2 e 3. Che cosa sono questi 3 codici? Allora, rivediamo subito. Se io ho sbagliato il dato di un immobile o di un intestatario di un immobile, quindi la mia modifica comporta delle formalità ipocatastali, cioè al registro immobiliare devono andare a modificare i dati, noi paghiamo al minimo i minimi. Codice 1, paghiamo al minimo i minimi, perché abbiamo sbagliato questi dati. I minimi oggi sono 500.000 euro. Senza formalità ipocatastali, ho sbagliato un numero di conto corrente. Questa modifica non comporta che il funzionario vada ad aggiornare i dati nei registri immobiliari, la inviamo col codice 2 con i nuovi dati, comunque tutta quanta rifatta sostitutiva, perché questa sostituisce integralmente la precedente e la non paghiamo nulla. Integrative rettificative di solo allegati, inviamo solo il frontespizio, il quadrigiga che è il sommario degli allegati e il nuovo allegato. Quindi dobbiamo stare attenti a queste cose. Una novità dell'ottobre 2019, che ancora stiamo cercando di interpretare, perché poi sapete ogni ufficio fa un po' a modo suo in questo settore, quindi è sempre difficile dare delle indicazioni giuste, è questa. Nelle istruzioni, queste nuove aggiornate il 21 ottobre, c'è scritto:
Nel caso in cui il contribuente si accorga di errori, allora noi abbiamo inoltrato una pratica e abbiamo sbagliato, ci accorgiamo subito di aver sbagliato qualche dato di un immobile. Noi dovremmo rinoltrare la stessa pratica pagando almeno i minimi. C'è questa possibilità, però non si capisce bene ancora come fare. Allora, nel caso in cui il contribuente si accorga di errori materiali di compilazione essenziali ai fini della trascrizione e della coltura, prima della sottoscrizione e dell'invio della richiesta di trascrizione da parte dell'ufficio, potrà correggere tali errori presentando presso tale ufficio una dichiarazione sostitutiva codice 1 e non pagherebbe niente, a meno che non ha chiesto un'attestazione di avvenuta presentazione, pagherebbe soltanto quei 50 euro, quei 48,12. Questo cosa significa? Che dobbiamo correre all'ufficio con il modello stampato in mano, il contribuente, noi non lo possiamo fare più, e riconsegnarlo, se ce ne accorgiamo in tempo. Il tempo qual è? È quando ancora l'ufficio non ha sottoscritto e ha inviato la richiesta di trascrizione. Che poi stiamo sempre nell'ambito dello stesso ufficio, questi non è che la devono inoltrare a Roma questa richiesta, quindi questo tempo è variabile, però c'è questa possibilità, è scritto nelle istruzioni. Queste istruzioni, io perciò vi consiglio sempre di scaricarle, vanno una valenza di circolari, è come se fossero prassi amministrativa, norma, quindi sono molto attendibili. Se lo leggete qui potete poi andare all'ufficio con le carte in mano e vedere questa cosa. Poi ci può essere più di un invio per lo stesso decuius. Il legatario potrebbe inviare la sua, l'erede potrebbe inviarne un'altra o consegnarla all'ufficio cartaceo. Ci sono più possibilità. C'è un aggiornamento per i legatari dal 21 ottobre 2019 che devono allegare anche comunque un quadro completo con l'elenco degli eredi legittimi, con nel 4G, quello là degli allegati sempre, e il loro rapporto col decuso o il testatore che gli ha dato questo legato. Devono spiegare tutte queste cose. Prima non era dovuto. Per quanto riguarda il dichiarante, quindi il comune cittadino che se ne potrebbe redigere da solo queste pratiche e inviare, può percorrere due strade. Una è questa qua, telematica, quindi si registra a Fisco Online, voi invece vi registrate a Entratel, deve inviare, quindi scaricare un programma, formare il file XML, allegare tutto in PDFA e poi va a prendere le ricevute nel proprio cassetto fiscale, eppure lui paga con un addebito in conto corrente. Si stampa e si firma e si conserva la dichiarazione a casa. Se invece sceglie la strada ufficio territoriale, può andare col documento stampato in mano, ma comunque avrebbe dovuto scaricare prima il programma, quindi iscriversi ai servizi online dell'agenzia. È un po' strano questa cosa, però è possibile farlo. Difatti il provvedimento istitutivo, il primo, questo qui che ha istituito proprio la dichiarazione di successione telematica, lo dice proprio che la modalità di presentazione per il contribuente è anche cartacea presso l'ufficio territorialmente competente. L'aggiornamento del 21 ottobre invece che cosa ha cambiato? Dice: la trasmissione telematica del modello di dichiarazione può essere effettuata dal singolo contribuente anche per il tramite di un ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Che cosa significa? Che io vado col modello lì e loro lo trasformano in telematico. Però qui mettono la pulce nell'orecchio, perché qui verrebbe da pensare che forse potremmo cominciare ad andare con un file all'ufficio. Questo file non è il punto SUCH che oggi generano tutti i programmi, ma dovrebbe essere quello che loro utilizzano, il programma che utilizzano quelli dell'agenzia, che sarebbe il formato .diz, che noi sappiamo anche come scriverlo e ci stiamo pensando,
però per il momento è ancora un formato proprietario della SOGEI e non possiamo procedere. Però penso che fra qualche tempo ci ridurremo, anche come proprio facciamo già le colture col file DAT, andremo con questo file all'agenzia, sempre il contribuente, non l'intermediario. Avete punto? DITS. Sì. Come vedete qui le cose cambiano ogni giorno, quindi dobbiamo sempre stare, difatti noi diamo questo programma, chi vuole, con un canone di aggiornamento, l'assistenza è sempre compresa nei nostri software, ma con un canone di aggiornamento annuale di 65 euro, proprio perché così uno viene seguito passo passo. Poi ci lavoriamo bene, qualcuno di voi che lo usa sa come gestiamo l'assistenza su questi programmi, ma su tutto il resto. Ci lavoriamo davvero bene. Allora, invece l'intermediario abilitato che siete voi, dovete compiere necessariamente questi passaggi. Registrazione a Entratel, quindi con i codici, le firme di crittografia asimmetriche che ricevete con la richiesta, col modello di richiesta. I file devono essere sempre in questi formati specifici. Le ricevute le andate a scaricare con i servizi online dell'agenzia. Le imposte le pagate o col vostro conto corrente o quello del dichiarante. Stampate una copia, la fate firmare al vostro cliente e la conservate. Gli allegati sono questi, l'albero genealogico è diventato un allegato, questi sono i formati previsti. Questo non ci interessa tanto. Vediamo un po' la parte di devoluzione. Allora, come vi dicevo, oggi bene per bene dobbiamo dire chi sono gli eredi, che quota ricevono, che valore rappresenta quella quota, che valore è monetario. Allora, è semplice il discorso. Per la successione legittima ci sono solo tre rami di parentela. Alcuni hanno priorità rispetto agli altri, ma oggi non abbiamo il tempo di guardarcele bene tutte queste cose. Quindi andrò un po' più veloce. L'unica cosa che vi voglio dire è la linea retta discendente, quindi figli, nipoti, pronipoti e così via, è quella che vince su tutte le altre, esclude tutte le altre. Questi concorrono solo col coniuge superstite. Il coniuge sta qui in mezzo al nulla perché non è un parente il coniuge e quindi segue una strada tutta a sé. I collaterali sono i fratelli, i cugini, i zii e quant'altro. Nel libro di cui vi parlavo prima, alla fine ci sono delle appendici con le tabelle di calcolo, con tutto il resto, c'è un quadro completo, introvabile, che vi dice fino al sesto grado, sui vari rami, chi sono i parenti. È capitato quando è morto Lucio Dalla, alcuni personaggi famosi, non si sapeva chi aveva diritto a quella successione. È stato trovato un cugino di quinto grado, figlio del nonno di Lucio Dalla, e con questo quadro che noi abbiamo preparato lì si vede proprio chi sono questi aventi diritto fino al sesto grado. A volte non si ci pensa nemmeno che c'è un parente lontano, se ha diritto o no non si sa, qui ci sono scritti tutti quanti, quindi il libro è utile per tantissime cose, poi magari ve lo faccio vedere in formato digitale come fa. Allora, se ci sono i figli, i nipoti e quant'altro, nella successione legittima possono essere viventi anche padre, nonno, bisnonno, non prendono nulla, perché i discendenti escludono tutti gli altri, così come i collaterali. Le cose si complicano un po' quando non ci sono i figli in una dichiarazione, allora entrano in campo, che concorrono col coniuge sempre se c'è, i genitori, i nonni, quindi gli ascendenti, e i collaterali, con delle misure specifiche. Noi abbiamo qui una serie di esempi, perciò queste slide, se vi registrate al sito, a questo evento, ve le potete scaricare, ve le conservate, sono fatte molto bene. Ci sono questi casi qui un po' più difficili, quando ci sono ad esempio due ascendenti e solo un fratello, le quote si fanno in questo modo. Quando invece ci sono più
collaterali e meno ascendenti, le quote si fanno in un altro modo. Il codice civile ci dice tutto. In questo caso il codice civile dice almeno un mezzo agli ascendenti, quindi qui l'unico ascendente ha preso un mezzo, prima avevano preso i due terzi, quindi bisogna vedere un po' caso per caso. Questa ve la risparmio. La rappresentazione ne parliamo giusto un attimo. Che cos'è la rappresentazione? Allora, muore un decusso, una persona qualsiasi, lascia una figlia vivente e un altro figlio che era già morto prima, il famoso premorto. Potrebbe essere anche un fratello, gli unici due successori che godono di questa proprietà o questo diritto sono i figli e i fratelli del decuius. Perciò si parla o di figli premorti o di fratelli premorti. Allora, però, quando questo qui è morto, a suo tempo, aveva già avuto generato una sua discendenza. Questi discendenti oggi lo vengono a rappresentare, ecco perché si chiama diritto di rappresentazione, come se questo fosse ancora vivente. Difatti tutti questi si sono divisi la stessa quota della figlia vivente, 6 dodicesimi o un mezzo, e un mezzo tutti quanti questi qui messi insieme. La cosa, diciamo, delicata della successione è proprio questa. Questo è premorto, ok, il diritto è passato ai figli. Uno di questi nipoti, per il decuius, ha rinunciato, non è premorto, ma ha rinunciato. Che cosa succede quando qualcuno rinuncia? L'eredità poi per rappresentazione passa ai figli dei figli e così via, e qui si può superare anche il sesto grado. Quindi non sempre, se io rinuncio a un'eredità, risolvo il problema, perché se ci sono dei figli e questi figli poi magari sono anche minorenni, qui addirittura entra in mezzo il tribunale, quindi dobbiamo sempre stare molto attenti, ma non per quello che facciamo noi come dichiarazione di successione, perché quello non incide su nulla. La successione come norma giuridica, come istituto giuridico che va avanti da solo, come vi spiegavo prima, noi paghiamo solo le imposte. Purtroppo c'è qualche interferenza nel microfono e ci sono queste scariche. Allora, per quello che riguarda la dichiarazione, la successione legittima, l'abbiamo vista. Parliamo un po' di quella testamentaria. Ci sono sempre i tre tipi di testamento. Questa è la cosa che ci spiegava prima l'avvocato. Queste sono le quote in base a chi lasciamo, la quota disponibile è quella di cui uno può disporre liberamente, il resto lo deve dare necessariamente a questi soggetti. Finché però qualcuno non agisce, le cose possono anche andare avanti, quindi non è detto che le cose devono essere per forza così. C'è l'accettazione dell'eredità. Vi ricordo, perché la dichiarazione che noi facciamo, anche se trascritta, non vale, è solo pubblicità notizia, non vale per i registri immobiliari, dove c'è sempre bisogno di un ulteriore passaggio. Quindi quando vi capita poi di dover vendere un appartamento che proviene da una successione, il notaio, la prima cosa, se non l'avete già fatto, vi fa firmare l'accettazione. Perché questa è la dispensa? La legge mi sembra una legge. No, norma che prevede il discorso. Ma come funziona la dispensa? Il notaio, in questo caso, non sta salvaguardando voi, ma chi acquista. Quindi voi potete firmare le dispense che volete, ma chi acquista, se non ha questo primo passaggio, non è a riparo da ulteriori eventi. Ma perché c'è deve essere anche l'accordo del E allora noi nel nostro ordinamento giuridico, o l'accetto o rinuncio, non ci sono altre strade per l'eredità. O l'accetto espressamente, tacitamente, o rinuncio. Se no non divento proprio resto soltanto un chiamato, non sono nemmeno diventato un eretto. Allora il notaio che cosa fa? Vi fa firmare l'accettazione, la trascrive, un minuto dopo trascrive anche l'acquisto dell'appartamento di questo nuovo acquirente, lui è al riparo da ogni cosa. Accordi
di reintegro della legittima resi, tutte queste cose qua lasciano sempre il tempo che trovano, ma poi di queste cose se ne occupano i notai, a noi non è che ci riguarda più di tanto. Noi dobbiamo fare un semplice adempimento fiscale, far pagare le imposte e arrivederci, ma quella cosa non ci dà nessun diritto. Ci può essere l'accettazione con beneficio di inventario, l'abbiamo visto prima con l'avvocato, queste cose qua, la rinuncia. E parliamo un po' di agevolazione prima casa, che viene sempre contemplata quasi in tutte le dichiarazioni di successione che noi facciamo. Allora, se ci capita una dichiarazione di successione del 1998 e fate scegliere l'agevolazione prima casa al vostro cliente, gli arriva l'accertamento dall'ufficio e pagherà la differenza con sanzioni e more. Dal 1 luglio 2000 possiamo scegliere in dichiarazione di successione l'agevolazione prima casa. Allora, chiariamo giusto una cosa, perché ci viene chiesto spesso, magari così ci rinfreschiamo un poco tutte le idee. L'agevolazione prima casa è un'agevolazione per l'acquisto dell'immobile. L'abitazione principale è un'altra cosa, dove io vivo, dove magari non ci pago l'IMU, ma è un'altra cosa. Purtroppo il nome di questa agevolazione prima casa è fuorviante. Qui non c'entra niente, io posso essere titolare di 150 appartamenti ad Atripalda e compro il 151esimo ad Avellino, non ho mai richiesto il beneficio, posso questa volta richiedere il beneficio. È la prima casa che compro con quel beneficio, ma non deve essere la mia abitazione pubblica, ok? È un altro discorso, è sull'acquisto. Chiarito questo, nella dichiarazione di successione posso avere 10 eredi, un immobile, uno sceglie il beneficio, vale su tutto l'immobile. Posso avere 10 immobili, 10 eredi, su ognuno di questi ciascuno può beneficiare, se ne ha i requisiti, dell'agevolazione. La particolarità di questa nuova telematica sono questi, che questi benefici li indichiamo con dei codici, ci sono questi quattro codici, PZ, X e Y. P è: faccio una dichiarazione, un erede prende un immobile prima casa, codice P. Codice X è una pertinenza, allora prende l'appartamento un erede e si prende anche il garage, P e X. Se invece un erede prende una pertinenza di una prima casa che non c'è in dichiarazione, lui già ce l'ha una prima casa, in successione è andato un garage, lo prende e lo associa come pertinenza a quell'abitazione, il codice Y in quel caso, perché manca la P. Chiaro? È semplice. Codice Z dell'abitazione contigua. Che cos'è questa abitazione contigua? Di cui si erano anche dimenticati sui vecchi modelli. Difatti, se vi è capitato di scegliere un'abitazione contigua come beneficio, con i vecchi modelli fino all'ottobre 2019 non la potevate fare. Non la potevate fare. Avevano sbagliato proprio questa parte di questo modello qui, dove dicevano è l'immobile contiguo a quel. Allora vi spiego un attimo, l'abitazione contigua è quando un erede già ce l'ha una casa, un appartamento, ne prende un altro per successione, un altro però che ha delle caratteristiche che consentono poi l'unificazione in un'unica unità immobiliare di questi due. In quel caso si può scegliere. Allora, che cosa succedeva? Che poi andavamo a fare la dichiarazione e qua ci stava scritto l'immobile contiguo a quello indicato nel rigo precedente. Per indicare questo nel rigo precedente io dovevo mettere in successione anche l'altro immobile, che quello già ce l'aveva suo, non c'entrava niente con la dichiarazione. E quindi praticamente non riusciva ad applicarla questa cosa. Se ne sono accorti e adesso qui c'è scritto e l'immobile contiguo a quello indicato nel rigo precedente, ovvero a quello già acquistato fruendo dei benefici prima casa, non ricadente nella successione ubicato in via indirizzo e tutto quanto il resto. L'hanno corretto solo adesso, per quasi due anni questo problema è restato. Se ne sono accorti in pochi, perché questo beneficio viene chiesto raramente col codice del... Sì, prego. Leggi, l'immobile già acquistato con i benefici di una casa, e se per quell'immobile non ha fatto richiesta di benefici, è la sua prima casa.
Allora, la prima casa funziona così: io posso acquistare la nuda proprietà e scelgo il beneficio. Poi, quando mi prendo anche l'usufrutto, posso sceglierla sempre con il beneficio. Oppure compro una casa, metà, poi ne compro un'altra metà, posso di nuovo, perché è un'unica abitazione, beneficiare dell'agevolazione. Sì, se la prima non l'ho presa col beneficio, perché magari non, però ho i requisiti, quando prendo la seconda, quella la posso prendere col beneficio. Sì, sì. Non è, diciamo, la premessa obbligatoria il fatto dell'acquisto della prima casa. Beh, ma non mi sento, no, qua la premessa, diciamo, ci agevola due volte. Con questo codice io posso scegliere due volte nello stesso comune due immobili che poi ne diventano uno e sfrutto due volte il beneficio. Questo è il vantaggio. Farlo una volta sola per loro è ancora meglio, perché sul vecchio ho pagato il 9%. E questa è una novità di ottobre 2019. Poi ci sono i requisiti oggettivi e soggettivi che dobbiamo sempre avere, ma questo dovevamo dire per l'agevolazione prima casa. Poi, con un beneficio possiamo prendere quattro immobili, un'abitazione diversa da 1 a 8 a 9, un C2, quindi un deposito, un C6, un garage, o un C7, una tettoia, tutti quanti con lo stesso beneficio. Oggi pagheremo per tutti questi immobili 200 e 200, per quanto riguarda l'agevolazione prima casa. Poi c'è una particolarità dell'agevolazione prima casa quando trattiamo il coniuge superstite. Qui dobbiamo fare una puntualizzazione, pure perché adesso quando gestiamo queste dichiarazioni telematiche e dobbiamo indicare i requisiti del coniuge superstite, dobbiamo scegliere tra ben 8 codici. Allora, facciamo un piccolo passo indietro. Il coniuge superstite riveste una posizione nella successione. Prima del 75 era quasi considerato un erede di serie B, adesso è considerato meglio dei figli da certi punti di vista. Lui anche ha 1 milione di euro di franchigia come i figli discendenti, la possibilità di scegliere il diritto di abitazione che deriva dal matrimonio, non dalla successione, sulla casa coniugale, e quindi questa parte di diritto non va proprio in successione, e addirittura potrebbe scegliere di continuare ad abitare in quell'abitazione anche rinunciando all'eredità. Allora, che cosa succede? Facciamo un paio di esempi. Se oggi viene un coniuge superstite, diciamo la moglie, è morto il marito, viene la moglie nel vostro ufficio, il marito era titolare esclusivo di un appartamento, valore catastale 100.000 euro, e gli ha lasciato questo appartamento, che era anche la casa coniugale. Voi dovete trasferire questo immobile al coniuge con una dichiarazione di successione. Tutti quanti noi abbiamo sempre fatto così. Valore catastale 100.000 euro, i requisiti per la prima casa ce li hai? No, non ce li ho, vi risponde il coniuge. Bene, quanto gli abbiamo fatto sempre pagare? 3.000 euro, il 3% di ipotecaria e catastale, giusto? Non abbiamo mai pensato però che lui, il coniuge superstite, la moglie in questo caso, stava ricevendo un valore che era molto diverso da 100.000 euro. Era pari alla nuda proprietà, perché l'uso o l'abitazione o l'usufrutto, che hanno valore uguale, lei ce l'ha per il matrimonio, già ce l'ha quel diritto, non gli dobbiamo far pagare il 3% anche su quello. Eppure col modello 4 si faceva, in base all'articolo 540. Per questo trasferimento è stato valutato il valore della nuda proprietà, in quanto sullo stesso insiste il diritto d'uso o di abitazione del coniuge superstite. Quei 3.000 euro diventano 1.600-1.700 euro. Quelli dovrebbe pagare sempre, questo prima e anche oggi. Adesso l'ha esplicitato l'Agenzia delle Entrate questa cosa, e addirittura, e questo sta capitando spesso, se leggete il codice 5,
il coniuge superstite che rinuncia all'eredità ma non al legato per legge, cioè il diritto di abitazione, mantiene il diritto di abitazione sull'immobile adibito a residenza familiare, richiede l'agevolazione della prima casa rendendo i requisiti. Se ce l'ha i requisiti, che cosa può fare oggi il coniuge superstite? Facciamo questo esempio: muore il marito, rimane la moglie e due figli. La moglie rinuncia all'eredità, all'appartamento a chi va? Ai figli. Ma anche se pur rinunciando il coniuge superstite decide di prendere il beneficio prima casa, i figli si intesteranno l'immobile, perché nella successione, l'abbiamo detto prima, uno sceglie il beneficio, vale per l'intero immobile, si intestano l'immobile con i 400 euro minimi di imposta e non dovranno nemmeno fare la riunione di usufrutto quando sarà, perché allora va intestata direttamente la proprietà, e così pure al coniuge se accetta lui. E questo sta succedendo spesso: il coniuge comunque continua ad abitare nell'appartamento, nessuno lo può tirare via da lì finché campa, i figli hanno risolto il problema oggi e non dovranno pagare nulla poi quando moriranno. C'è un altro passaggio successivamente. E questo è ma riconoscendo il diritto di abitazione. Sì, ma quello viene trascritto nel certificato presso i registri immobiliari della successione, viene trascritto il suo diritto di abitazione. Anzi, adesso anche al catastro lo fanno, prima non ve lo facevano fare, adesso si stanno adeguando un po' tutti i catasti. Questa cosa qua sulla dichiarazione telematica nuova l'hanno chiesto proprio il notariato di fare inserire, perché loro da sempre le successioni le facevano così, anche le dichiarazioni, e adesso l'hanno esplicitato. Quindi io col codice 5 dico che con un solo clic che devo fare nel programma, che il coniuge superstite continua ad abitare nell'abitazione, rinuncia all'eredità e la proprietà va direttamente agli altri e risolve il problema e non paga niente e continua a vivere lì dentro. Qui c'è un esempio: se la fascia di età è da 61 a 63, il risparmio che si ottiene di imposta è del 45%, quindi quasi la metà. Bisogna applicarle queste cose, voi siete i tecnici che fate la dichiarazione di successione. Se non le fate voi queste cose, i CAF sicuramente non le faranno mai. E questo è come viene trascritto anche nel certificato della successione presso i registri immobiliari. L'attestazione di avvenuta presentazione, quella di cui parlavamo prima, che vi conviene chiederla se dovete sbloccare dei conti correnti. Se dovete fare delle volture, vi basta la seconda ricevuta, che è gratuita, non costa niente, e quindi siete a posto. Però se avete dei conti correnti, questa la dovete richiedere. Anzi, vi dico pure una cosa in più: se oggi provate a inviare una dichiarazione telematica che avete fatto per bene, per tutto, e fate il controllo nel desktop telematico, vi viene fuori un buon, no, non è un errore, ma loro tendono a farvela scegliere questa, perché paghereste 48,12 euro in più nella migliore delle ipotesi, perché se ci sono più quadri della dichiarazione questa può anche salire un po', ma può salire. Vi dicono: vedi che non hai chiesto l'attestazione di avvenuta presentazione, ma non è un errore, potete procedere tranquillamente. Lo fanno perché qualcuno che si intimorisce va lì e spunta e paga quei 50 euro in più. Questo è tutto. Questo è come funziona il sistema. Le imposte da autoliquidare le conoscete meglio di me, sono sempre queste, ma le calcola il programma in automatico. E qua parliamo due minuti, poi vi faccio vedere il programma e torniamo ognuno alle nostre cose. Non vi dimenticate quella scheda, per favore, quella scheda di registrazione col vostro giudizio sul seminario, me la lasciate prima di andare via. Allora, cosa è successo? Anche qui c'è un articolo sul blog di Diplomatica che vi potete scaricare, dove vi spiega passo passo tutto questo discorso. Allora, l'aggiornamento 21 ottobre 2019, la cosa più interessante che ha riguardato era la gestione dei terreni agricoli e montani.
Perché fino a quel giorno che cosa succedeva? Loro hanno riesumato una vecchia legge, la 383 del 2001, quella lì che tolse, sospese l'imposta di successione dal 2001 al 2006. Ricordate, quella stessa imposta, quella stessa legge diceva che per i terreni agricoli e montani il valore, diciamo, le imposte non poteva essere superiore al valore fiscale, lo chiamano loro, catastale dell'immobile stesso. Facciamo l'esempio: voi avevate un terreno che non valeva niente, 20 euro. Facevo una dichiarazione di successione, 20 euro, dovevo pagare almeno i minimi, 400 euro per un terreno di 20 euro. Invece questa legge qua, l'articolo 14, dice: il totale delle imposte di registro, ipotecario e catastale applicate in misura fissa sugli immobili dell'asse ereditario costituiti da terreni agricoli o montani non può comunque eccedere il valore fiscale dei terreni medesimi. Quindi io non posso, per un terreno che vale 20 euro, pagare 400 euro di imposte minime. Allora che cosa hanno fatto? Hanno modificato. Chi però ha presentato una dichiarazione dal 21 ottobre al 14 novembre, quando poi hanno riparato a questo errore, ha pagato circa il doppio per una successione, perché i 400 euro venivano considerati per questi terreni e per quelli che scontavano la proporzionale o qualche agevolazione tipo prima casa. Quindi chi ha inviato la dichiarazione in questo mese, più o meno, invece di pagare i minimi di 520 euro, aveva pagato 800, 900, anche 1000 euro, per un terreno magari che c'era lì dentro di 20 euro di valore. Dal 14 novembre siamo tornati. Se voi avete solo terreni che valgono 100 euro come valore catastale, 100 euro, non avete altri immobili, non avete niente, fate la dichiarazione, invece di 400 euro minimi vi usciranno 2/3 ipotecaria e 1/3 catastale del valore, quindi significa che 3/3 è il valore stesso dell'immobile. Se l'immobile vale 100 euro, voi pagherete 100 euro più bollo e circoscrizione, i 35 euro e gli 85 e basta, non pagate 400 più tutte le altre spese. Questo dal 14 novembre in poi l'hanno aggiustato, ma chi ha avuto la fortuna di inviarlo in quel periodo ha pagato molto di più. E questo calcolo, come si fa tutto, vi viene sempre spiegato in questi articoli che noi facciamo con una cadenza molto ravvicinata. C'è un esempio proprio passo passo come compilare anche il modello di tutte queste evenienze. Allora, va bene così. Per quello che riguarda le slide ci possiamo fermare. Queste sono le tasse ipotecarie, 35,55 euro se chiediamo la voltura. Questa è un'altra cosa sulle volture, ma penso che l'avete già notato. Se voi fate una dichiarazione con 10 immobili in 10 comuni diversi, pagate sempre 55 euro. Se andate voi al catasto a fare quelle volture, pagate 710 euro. Ok? E questo è un po'. Però vi ripeto, se la situazione è allineata, fatele fare all'ufficio. Oppure, se un vostro cliente non deve vendere subito qualche immobile, fatele fare all'ufficio. Altrimenti ci pensate voi e le fate prima. Prego, ci sono dei posti proprio qua. Prima fila. C'è lo sconto del 10% in più. Allora, voi vedete bene, sì. Adesso abbiamo un attimo il programma e ci facciamo questo discorso più da vicino. Non abbiamo fatto pause. Se volete fare una pausa ci fermiamo 10 minuti, se no mezz'oretta facciamo tutto di un minuto. L'avete detto voi, quindi io sono a posto. Allora, col nostro programma possiamo fare tutti i tipi di dichiarazioni, quelli da vecchi, modello 4, a partire dal 1949, quindi anche prima del nuovo diritto di famiglia, con l'usufrutto al coniuge e quant'altro. In più, anche per queste dichiarazioni, se mi capita, non so, di fare un'integrativa, posso,
selezionare il vecchio file, lui mi riporta già tutto nella nuova. Devo solo modificare quello che serve e sono pronto per fare la nuova dichiarazione integrativa. Oppure una telematica, la stessa cosa, o con trascrizione e voltura, senza trascrizione e voltura, solo allegati i codici 1, 2 e 3, le sostitutive. Avete già un lavoro fatto in partenza. Oppure facciamo proprio una cosa, ne apriamo una, la completiamo insieme e spieghiamo un po' le cose pratiche che ci sono, che dobbiamo conoscere. Allora, il programma è banale nell'utilizzo perché basta scorrere queste icone, la dichiarazione viene fuori da sola. Anzi, c'è anche questo controllo formale della pratica, che se ve lo aprite, lo tenete qui aperto, evitate anche di andare poi alla fine, dovete fare tutta la dichiarazione, fate il controllo col desktop telematico e magari vi dice che c'è qualcosa che non va. Il nostro programma, il controllo del desktop telematico, ve lo fa in linea continuamente. Qui, se c'è qualcosa che non va, man mano che interagite, ve lo dice subito dove dovete andare ad aggiustare. E quindi risparmiate un sacco di lavoro e alla fine si finisce per avere una guida che vi assiste. Allora, per questa particolare successione abbiamo fatto sia per legge la devoluzione che per testamento. Può capitare una dichiarazione dove il decurso per una parte degli immobili ha stabilito qualcosa, per il resto niente, dovete fare una dichiarazione cosiddetta mista e seguite le due strade, la legittima e la testamentaria. Va bene, questi dati, calcolo del codice fiscale se l'avete in programma, niente di che. Data del decesso, questa data è importantissima perché noi inseriamo questa data e il programma si rifà a questa data per tutti i calcoli, i minimi di imposte, i valori e quant'altro. Quindi applica la normativa dell'epoca. Decorrenza dei termini, vi ricordate, ne abbiamo parlato all'inizio con le slide. Decorrenza dei termini è quando mi capita, ad esempio, un rinunciatario o qualsiasi altro caso, posso inserire una data diversa. Altrimenti, nei casi standard, qui non dobbiamo inserire niente. La data di decorrenza dei termini è la data di morte. Data di presentazione, questa anche noi la inseriamo, ma non è quella che inseriamo noi. La data di presentazione è quando riceviamo la seconda ricevuta. Lì ci sarà numero, volume e data. Quindi, datosi che qui la morte è 2015 e la presentazione abbiamo messo 2017, il programma mi dice che questa dichiarazione va con ravvedimento operoso e me lo calcola anche. Mi avvisa e me lo calcola, noi non dobbiamo fare niente. I dati del testamento, perché sopra abbiamo scelto anche testamentaria, il dichiarante, allora il dichiarante lo scegliamo tra uno di questi, come facevamo prima. Casi particolari, dichiaro di non voler dar corso alle conseguenti volture catastali se vogliamo fare noi le volture, non l'ufficio, altrimenti se la lasciamo libera questa casellina l'ufficio provvederà a fare le volture. Richiesta di attestazione di avvenuta presentazione è quella lì che abbiamo detto che vi serve per sbloccare magari qualche conto corrente, banca o posta, e allora la richiediamo. Impegno alla presentazione telematica. Allora, tipo di soggetto che effettua l'invio, voi potete scegliere tra intermediario, CAF o dichiarante firmatario. Intermediario, se la inviate voi con i vostri codici, intermediario. Poi, coordinate bancarie IBAN e codice fiscale dell'intestatario del conto, o il vostro o quello del dichiarante. Già quello di un'altra rete non lo possiamo inserire perché c'è un controllo del desktop telematico. Io vi consiglio quello del cliente, però poi se però inserite quello del dichiarante, andate qui in stampe ufficiali e richiesta di addebito impegno alla trasmissione telematica, ve lo stampate, ve lo fa il programma, già è stampato, già è compilato e glielo fate sottoscrivere, eccolo qua. Vedete, il programma ve lo dà già firmato, già compilato, lo dovete solo far firmare e ve lo conservate, perché magari arriva qualche addebito fra un anno, lui viene da voi, dice di cosa si tratta e tu mi hai autorizzato a dare i tuoi dati di conto corrente sul
sistema desktop telematico. Poi, impegno a presentare in via telematica la dichiarazione. La dichiarazione è stata predisposta dal dichiarante firmatario o la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio. Voi effettuate l'invio, ma non fate la dichiarazione. È come il modello 4. Chi lo firma il modello 4? Il dichiarante. E così continuate a fare anche qui, perché quelle sono dichiarazioni di parte che centriamo noi. Non possiamo proprio dire, cioè potremmo pure dirlo che l'abbiamo redatta noi, però se la redigiamo sulla base delle informazioni che ci dà il cliente, che ne so se il cliente mi sta dicendo tutte le cose come stanno e mi devo prendere io una responsabilità che non mi compete. Quindi qua la dichiarazione è stata predisposta dal dichiarante firmatario. Poi codice fiscale dell'intermediario, il vostro, e la data dell'impegno. Abbiamo finito con i dati generali, eredi e legatari. Vediamo un po' qui che cosa possiamo fare. Allora, qui abbiamo già l'albero genealogico che possiamo gestire come vogliamo. Visto che è anche una dichiarazione testamentaria, qui c'è anche legatari e altri soggetti. Allora, di solito capita che i figli, il coniuge, sono anche legatari. Allora, se li abbiamo già inseriti una volta, basta fare tasto destro, duplica i legatari. Di quei dati ce li troviamo già lì. Qui c'è un figlio, una figlia rinunciataria, i due suoi figli sono venuti per rappresentazione. Difatti, vedete, si dividono la quota che hanno ricevuto gli altri. Questi qui, sui ramo legatari, le quote le diamo noi, poi bene per bene diciamo il testamento che cosa prevede. Queste quote ve le fa il programma, noi non ci mettiamo proprio mano, e le fa in una maniera chiara, sempre ridotte allo stesso denominatore. Quindi se io vado su discendenti, tasto destro nuovo, ho aggiunto un altro figlio, ha rifatto già tutte le quote del programma. Ovviamente poi basta dare un nome, una data di nascita e un codice fiscale. Punto. Abbiamo inserito anche quest'altro soggetto. Ora, questo soggetto che abbiamo inserito, se facciamo controllo formale della pratica, il programma direttamente mi dice: vedi che questo qui non l'hai nominato ancora in nessuna devoluzione. Se vado qui, automaticamente mi riporta nella casellina dove devo aggiungere queste informazioni, questo dato. Quindi il controllo è immediato, non devo aspettare il desktop delle mani. Andiamo qui, albero genealogico, lo possiamo avere testuale, grafico, lo possiamo rigenerare, lo possiamo personalizzare, c'è chi lo usa anche per fare i layout industriali, questo programma. Qui possiamo aggiungere qualcuno che non c'è, copiare i box, spostarli, articolarli come vogliamo. Quindi un editor proprio per l'albero genealogico, che adesso dovreste, se non usate un programma specifico, farlo con Word o con Excel e allegare in formato PDF A1A alle pratiche. Invece qui ci penso tutto il programma. Vediamo invece l'arse ereditario, così sistemiamo anche questa cosa delle rete. Qui abbiamo un terreno e un fabbricato. Il terreno, come vedete, segue la legittima, qui ci sono gli eredi legittimi, la quota e il valore già calcolato, se l'avete sempre il programma. Come possiamo integrare questi quest'asse ereditario? In vari modi. Innanzitutto posso dire importa da altra pratica, cioè ho degli immobili già inseriti in un altro lavoro che ho fatto, apro la pratica, questa apri, e vado a dire: mi serve questa azienda, mi serve questa passività, questi immobili, queste azioni, tutto quello che voglio scegliere me lo importo anche qui dentro. Oppure devo inserire un altro immobile, importa da modulo PDF, cioè una visura catastale, ne selezioniamo una, misura per soggetto, questa qui. La apriamo, e qui mi ritrova tutti i beni di questa pratica. Posso sceglierli,
tutti quanti, seleziona tutti, oppure mi serve solo questo che ha una rendita di 525,49 e me lo importa. Non importa un bene, il bene è questo qui. Adesso vediamo tutto a zero, perché la rendita ce l'abbiamo, i dati ce li abbiamo, non abbiamo calcolato ancora il valore. Calcolo il valore totale ripartito già sulle quote di eredità. Se invece, come questo fabbricato qui, di cui abbiamo devoluto solo un mezzo, c'ho una diversa configurazione, perché questo è un immobile che è andato per testamento, allora cosa posso fare? Personalizza, modifica quote. Io posso dire chi sono gli eredi, che diritto hanno ricevuto, che valore di quota hanno. Me li calcolo con queste calcolatrici che stanno a fianco. Per quanto riguarda questo aspetto, stiamo proprio aggiornando anche il programma in questo senso. Qui ci sarà una gestione completa per il calcolo automatico con una diversa configurazione di eredi di tutti i diritti immobiliari, fatto davvero bene. Questo sarà un prossimo aggiornamento, come anche il calcolo che abbiamo visto prima con l'avvocato, che non fa nessun programma del genere. Ovviamente lì poi dobbiamo inserire i valori di stima degli immobili. Ci farà anche il calcolo dell'eventuale lesione di legittima. Nemmeno i programmi che usano i notai fanno questi calcoli, noi lo faremo fare a questo programma qua nei prossimi aggiornamenti. Quindi abbiamo inserito anche questo bene con l'erede. Se adesso vado qui, è scomparso quel warning, perché ho sistemato questa cosa. Quindi avere un controllo sempre di lì è l'ideale. Importazione, altre pratiche, importazione qui, se per inserirne qualcuno nuovo, perché se no dall'inizio vado qui nuovo e inserisco quello che mi serve. Documentazione allegata. Qui ci sono ancora dei documenti che servono, molte dichiarazioni sostitutive, però se le rende il dichiarante, quelle vanno già riportate automaticamente nel nuovo modello. Se ad esempio il dichiarante, anche quello che sceglie l'agevolazione prima casa su un immobile, quella sua dichiarazione già viene riportata automaticamente nel modello nuovo 2017 o telematico, come lo vogliamo chiamare. Però se ho bisogno di dichiarazioni sostitutive in genere, tipo questa qui, le posso fare sempre col programma, tutti i tipi di dichiarazione. Mi fa scegliere se c'è bisogno dei dati di questo, di quell'idea, di quell'immobile, me li compila, li mette qui e le trasforma automaticamente in PDF A1A. Oppure il testamento, oppure l'albero genealogico, la carta d'identità del dichiarante, l'unica che serve. La carta d'identità del dichiarante. E se c'è qualche altro erede che non è il dichiarante, che ad esempio ha scelto l'agevolazione prima casa, dovete mettere anche il documento di chi firma queste documentazioni allegate. E basta, poi solo questo. Difatti, se noi non spuntiamo qui questo documento qui, questa dichiarazione sostitutiva, dove ho anche un word processor per personalizzarla, non voglio che partecipi all'invio. Quindi qui posso mettere anche dei documenti che fanno parte di questa pratica ma che non voglio inviare, li gestiamo così. Altri quadri sono quelli con il calcolo, il vecchio prospetto di liquidazione, gli allegati e tutto quanto il resto. Queste invece sono le dichiarazioni dell'elenco degli eredi che fa il dichiarante, lo fa direttamente qui, oppure qui c'è un rinunciatario, gli estremi di registrazione della rinuncia, oppure la dichiarazione prima casa del dichiarante. In questo caso il dichiarante è quello che ha scelto anche il beneficio. Report e opzioni di calcolo invece non è un documento ufficiale, ma è una stampa che vi facciamo noi per avere tutto sotto controllo. Difatti qui c'è anche erede per erede la possibilità di sapere che cosa ha ricevuto Tizio, che cosa Caio, che cosa deve pagare, per che cosa non deve pagare, e poi anche l'eventuale ravvedimento peruso viene ripartito erede per erede. Quindi voi potete dire sempre ai vostri clienti: devi pagare tu questo, tuo fratello quest'altro. Gli date un prospetto completo che gli dice tutto della dichiarazione. Controllo formale l'abbiamo visto, lo possiamo aprire in qualsiasi momento. E poi ci occuperemo un po' della cultura. Adesso facciamo la stampa di questo modello, perché noi la dobbiamo sempre stampare con
la firma del dichiarante la conserviamo, questo è il nuovo modello ottobre 2019, è anche editabile, però vi assicuro non serve a niente cambiare qualcosa nella stampa, perché quello che poi parte è un file, quindi lascio un po' il tempo che trovo. Ma la stampa la vede tutta quanta. È un po' simile alla dichiarazione dei re. Il riepilogo e quant'altro. Poi, per quelle dichiarazioni che a volte capita, dovete mandare il cliente a consegnarla a mano, potrebbe capitare anche questo, vi potete stampare sempre l'F24. Così lui va con l'F24 fidanzato, paga. Poi però tutte le ricevute devono essere ritirate sempre nello stesso ufficio. Quindi vi conviene cominciare a fare l'inoltro telematico in ogni caso. Come lo produciamo poi il file da inviare? Basta cliccare qui, esportazione dichiarazione telematica. Mettiamolo sul desktop questo file. Il codice fiscale del decurso con succe13.succe aggiunto come suffisso alla fine. Lui sta trasformando tutto in questo unico file, ingloba anche quei documenti che abbiamo visto. Andiamo sul desktop e troviamo la nostra dichiarazione in XML. A questo punto qui dobbiamo fare una semplice cosa. Desktop telematico. Ma penso che qui ormai problemi non ne avete più. Facciamo l'accesso. Entra del per i professionisti abilitati, queste sono le nostre cartelle. Poi l'operazione è semplice, controlla, andiamo sul desktop, prendiamo il nostro file, è questo, e lo controlliamo. E qui vengono prodotti due file. Uno è elaborato un documento e uno ho fatto quell'errore con l'immobile importato, devo controllare cos'è, oppure senza segnalazioni. Questo file lo ritroviamo negli esiti come diagnosi, nei controllati come file da far partire. Quindi dopo basta andare qui sopra, tasto destro, autentica il singolo file. In questo momento voi lo state firmando digitalmente con la coppia di chiavi asimmetriche che vi ha dato l'agenzia. Inserite qui i vostri dati e autenticate il file pronto per l'invio. Questo è il discorso da fare. Poi invece le ricevute le prendete sempre dal desktop telematico sul sito dell'agenzia. Tutte queste cose, dal download del desktop telematico, alla richiesta, all'abilitazione, allo scarico delle ricevute, stanno fedelmente riportati in queste tre guide che vi ricordo potete sempre scaricare dal sito Blumatica. Qui vi viene spiegato passo passo come ricevete i codici, quale parte di codici inserire, dove inserirle, prendervi l'abilitazione e poi scaricare tutti i dati, le ricevute, la funzione preleva documenti, come si fa seguito passo passo. Ecco qua questo, e poi c'è proprio un esempio del modello di richiesta già compilato, i dati che dovete inserire voi, ingegnere, geometra, perito, quello che è, e fate inoltre con la PEC di questo modello firmato con la vostra firma digitale a RUB, quella che ci avete, e l'allegato per l'ufficio. Quindi vi viene spiegato un poco tutto. Con questo programma possiamo fare un'altra cosa, abbiamo scelto di non far fare le colture all'ufficio, le vogliamo fare noi, è semplicissimo. Prepara domande dalla successione, quindi tutti i beni che abbiamo inserito in successione, confermi. Qui mettiamo numero e volume che troviamo sulla seconda ricevuta, nota 1, questa per la legittima, tutto a posto, nota 2, quell'immobile che abbiamo devoluto solo un mezzo, il programma ci chiede quell'altro mezzo, chi ce l'ha? Allora, o aggiungiamo l'intestatario, oppure diamo una quota aggiuntiva, magari il coniuge c'è l'altro mezzo, o dico in sostituzione di, abbiamo risolto, esporta su file DAT, NCN001, lo mettiamo sempre sul desktop, vuoi far partire coltura 1.1? Sì, abbiamo fatto anche la coltura.
adesso parte cultura 1.1, importiamo questa voltura desktop NCN001 da questo, eccola qua, già è pronta. Ovviamente il programma vi fa anche, se dovesse essere utile, la stampa su quei vecchi modelli a 1398 TP per quelle cose vecchie da mettere a posto, ve le stampa già direttamente ogni voltura che fa, altrimenti questa qui col file DAT già è pronta. Quindi abbiamo completato il discorso. Un'ultima cosa che vi voglio far vedere, proprio perché siamo qua ad Avellino, che ormai siamo tra amici, giusto 2 secondi, dovrebbe stare qua. Questo qui è il sommario del libro che vi dicevo prima. Allora, sono solo gli argomenti trattati, sono 6 pagine. Vi spiega tutto, dall'inizio, la parte giuridica, la parte fiscale, i casi particolari, il calcolo dei valori, delle imposte, degli immobili, dei beni, magari le quote, i beni che non vanno proprio in dichiarazione, una serie di cose fatto davvero bene. Colori, con una grafica tutta curata, e magari scorriamo un po' più velocemente le quote, questo per la parte giuridica, ma poi ci stanno una serie di informazioni, è fatto davvero bene, sono circa 500 pagine, spiegate passo passo tutto quello che riguarda la dichiarazione di successione. Questo libro, vi ricorda, 35 euro, il programma 175 euro. Oggi mi pare che chi fosse interessato c'è anche uno sconto di 50 euro, e quindi potete decidere con calma. Quel quadro che vi dicevo degli eredi, trovabile, dovrebbe stare nell'appendice B. Anche la telematica ovviamente viene tutta spiegata, le tabelle di riferimento che sono cambiate negli anni, c'è davvero tutto in questo libro. Eccolo qua, questo è il quadro completo. Chi sono i parenti fino al 6° grado sul ramo collaterale, ascendente, discendente, qui non si vede proprio bene, ma viene spiegato. Mette accendere come indirizzamento. Qui lo vedete proprio bene, vedete? Ad esempio, nel ramo ascendente, collaterale fino al 6° grado, nel ramo collaterale, prozio, 6° grado, oppure qui poi cominciano ad entrare in campo i terzi cugini, i figli dei prozii, che sono collaterali di 6° grado, e quindi avrete sempre un quadro completo di tutto quello che vi può interessare. Allora, abbiamo finito, grazie dell'attenzione. Una sola cosa, se mi lasciate quella scheda di registrazione, oppure se avete bisogno di qualche software, del libro, qualsiasi cosa, c'è il listino con la scheda finale alla fine, me la compilate e me la portate. Prego. Grazie, grazie.